La staffetta Luigi Bellocchio per i diritti dei bambini ha fatto tappa in città. Il comune di Avellino partecipa all'iniziativa ricevendo il testimone dal comune di Nola per poi portarlo a quello di Siano. All'evento di questa mattina hanno partecipato alcuni studenti delle scuole medie cittadine. Quest'anno idealmente abbiamo fatto volare in alto degli aquiloni, come sempre più alta deve essere l'attenzione delle istituzioni verso i molti diritti che hanno i bambini. A noi il compito di provare a garantirli, a cominciare da quello che deve prevedere una messa in sicurezza sempre più diffusa, lo stiamo facendo, devo dire, con importanti interventi sulle scuole, garantire il diritto ad avere servizi di qualità, e lo stiamo facendo, così come spazi liberi attrezzati. Mi pare che la nostra amministrazione da questo punto di vista abbia fatto passi avanti importanti, ma non vogliamo fermarci. Noi tendiamo sempre a migliorare quella che è la qualità della vita anche dei nostri bambini, e mi sembra, anche guardando gli sguardi, i sorrisi dei tanti ragazzi che hanno partecipato, che ci stiamo riuscendo. È importante ricordare sempre, dai più piccoli ai più grandi, che i diritti che noi abbiamo sono una conquista, insomma, non sono mai stati scontati. C'è stata gente che ha lottato, si è sacrificata, ha perso anche la vita per garantire oggi diritti a tutti. A noi il compito e il dovere di mantenere questa garanzia, ma anche quello di ricordare quelli che ci hanno consentito oggi di godere della vita che ogni giorno viviamo.